Bentornati a tutti quanti, siamo in onda su Sesto Network, Biblio Boom, siamo a 16, buongiorno Francesco. Buongiorno, 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 che meraviglia, 16 sono le puntate che hanno accompagnato i nostri radioascoltatori nelle mattine di martedì, giovedì e venerdì degli ultimi due mesi, Biblio Boom con Elios e con me. Eh sì, sono passati due mesi, però dai, è volata, ci siamo divertiti, almeno io mi sono divertito a fare questa diretta per questi tre giorni a settimana. Spero sì. Anche tu e spero anche i nostri ascoltatori. È stato bello, ma è stato bello perché comunque si è attivato questo percorso di, io lo chiamo ricerca, perché ci siamo dovuti un po' spremere le meningi per poter capire qual era gli argomenti, qual erano le proposte, qual erano le attività migliori da raccontare ai nostri radioascoltatori. È stato bello perché oltre a raccontare quello che già sapevamo, ma abbiamo scoperto anche noi delle cose nuovissime e meravigliose che spero avere un pizzico passato ai nostri radioascoltatori su Sesto Network. Sì sì, guarda, ma a conferma di quello che stai dicendo, Fra, qualcosa è passato, perché più di una persona mi ha detto: ma com'è che faccio a prenotare quel libro di cui ha parlato la tua collega, ma dov'è quel posto che hanno detto? Quindi qualcosa è passato sicuramente, un qualche prenotazione di libro in più, quando si riaprirà tutto sicuramente sarà merito di Biblio Boom, sì. Sono sicuro. È proprio bello. È bello perché abbiamo, come dire, siamo passati attraverso la letteratura nazionale, abbiamo avuto ospiti che hanno raccontato proposti ai premi importanti in Italia, e perciò abbiamo avuto scrittori, abbiamo avuto consigli alla lettura che arrivavano da tutte le parti del mondo, avremo, perché dobbiamo dirlo, probabilmente continueremo con il nostro percorso di radio, persone che ci hanno raccontato da tutta Europa come stava andando, insomma è stata organizzata bene, mi è piaciuta, perché abbiamo fatto anche nuove amicizie, Elios, e oggi torneranno, torneranno con noi. Oggi torneranno, sì, amicizie nuove che chissà, magari porteranno a qualcosa più avanti, chi ne sa, magari andremo davvero a trovare Antonella e Barbara in Portogallo, a Londra, il mio amico ci faremo offrire un piatto tipico in Libano sicuramente ci stanno già trasportando con le loro descrizioni in quei posti che sono oggettivamente meravigliosi da visitare, perché ci raccontano quanto è bello, quali sono le possibilità e soprattutto predispongono ognuno di noi a delle occasioni. Perciò se seguite anche Biblio Boom potete farvi un po' l'idea di quella che è il Portogallo, Lisbona e i dintorni, e Londra e questa meravigliosa città ormai vecchia quanto quasi è vecchio il mondo. Eh sì, e poi lanciamo una sorta di appello: se qualcuno conosce qualche amico, qualche parente all'estero che magari ha voglia di fare quattro chiacchiere con noi, 10 minuti, noi siamo solo contenti per riuscire a scoprire nuovi posti, e conoscere nuove persone, a noi fa sicuramente piacere. E poi in questa trasmissione l'intervento dei professionisti, dei nostri colleghi bibliotecari, che ogni volta ci lasciano, come dire, bene, ci lasciano con questi consigli alla lettura, spiegando in maniera dettagliata i passaggi, senza mai spoilerare, lo dico da teenager, senza mai raccontare i finali, però veramente inducono e danno la possibilità, ci inducono alla lettura, ci provocano, e questa è una provocazione meravigliosa, Elios, quella di leggere. Anna sicuramente mi ha provocato, un paio di libri che ha proposto mi hanno sicuramente incuriosito e prima o poi proverò a leggerli. Poi un'altra cosa che mi piace di questa trasmissione
è che abbiamo tentato, in alcuni casi dai, possiamo dire anche che ci siamo riusciti, di coinvolgere un po' tutte le fasce d'età, dai bambini ai ragazzi di Punto Zero agli adulti, quindi facendo delle puntate dedicate ai piccini piuttosto che ai ragazzi, siamo riusciti a coinvolgere un po' di gente. Oggi però, vabbè, nel giro che faremo all'estero, prima c'è un'anteprima dove vogliamo comunque un po' raccontare, e oggi diciamo che i protagonisti di questo piccolo racconto in giro per l'Italia saremo io e te, nel senso che dal nostro sguardo, dal nostro punto di vista, consiglieremo ad Antonella e a Barbara dei posti da visitare in Italia, piccole cose che ci hanno portato, che ci hanno lasciato, come dire, il desiderio del ritorno, e lo faremo subito dopo la nostra prima grande ospite, giusto? Sì, 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 esattamente. La nostra prima grande ospite, oramai tutti sanno di chi stiamo parlando, della nostra Erika, magari anche lei ci racconterà qualche posto, ci consiglierà qualche posto da andare a visitare qua in Italia o non solo. Ieri ci ha parlato di Tanzania, posti meravigliosi, vediamo oggi che cosa ci racconterà. Perciò io direi di partire subito con il primo brano in programma, e lo vuoi annunciare, perché questo so che è un tuo cavallo di battaglia. Sì. Più di mia figlia che mio. Comunque, Sei So Cat Doja. Eccoci rientrati. Fra, era talmente un mio cavallo di battaglia questa canzone che, come partita la musica, mia figlia mi ha guardato malissimo e mi ha detto è Doja Cat, non Cat Doja. Questo per farti capire. Sì, ma infatti era un mio modo per dire che non, anche tu non sei del 2019, capito? Perché questo è un brano del 2019, avranno 15 anni queste ragazze che cantano, perciò non può essere assolutamente musica. Però prima di annunciare l'ospite, volevo fare i complimenti per il brano che ha scelto, perché veramente sono orgoglioso di te. Stai facendo veramente passi da gigante nella scelta della musica. Erika, buongiorno. Buongiorno. Dici che sono... No, non dico niente, no, lo manderemo dopo, sarà come dire la sorpresa di questa mattina. Una bellissima canzone. Sì, allora, Erika. Oramai il momento più atteso della trasmissione è la canzone che lancia Erika. Ascoltano solo per no, quello. Ma poi lei ha sempre questo modo di dire: no, ma non l'ho scelta io, ma stai scherzando. Però dai, ognuno si prende le proprie, come dire, responsabilità, anche se devo dire che oggi hai superato te stessa. È un mio punto di vista. Anche questo non l'ho scelta io, sappiatelo. Allora, buongiorno Erika, come stai? Buongiorno, benissimo, sono molto contenta oggi di essere in radio perché ho delle novità bellissime per tutti. Inizio subito. Vai, dici. Allora ragazzi, pronti, perché lunedì la biblioteca centrale e la biblioteca Marx riaprono. Lunedì la biblioteca centrale e martedì la biblioteca Marx. Mi raccomando, tutte le modalità di riapertura si possono trovare sul sito del comune e tra poco anche sulla pagina Facebook. Ricordatevi che l'ingresso è consentito solo e soltanto, ripetiamo, solo e soltanto su appuntamento, quindi non venite in massa tutti in biblioteca perché tanto non entrate. Se volete riconsegnare i libri, quello lo potete fare perché troverete un cestone fuori dalla biblioteca dove potete mettere il vostro libro. Ricordate che il vostro libro verrà scaricato soltanto dopo 72 ore, giusto? Fatemi un cenno. Sì, è giusto. Solo dopo 72 ore da quando lo avete messo nel cestone, e quindi potete venire a ritirare i vostri libri, a fare le prenotazioni da casa e poi venire a ritirare i vostri libri solo su appuntamento. Quindi da lunedì
tornerà attivo la possibilità di prenotare i vostri libri. Ricordate di fare la consegna presso la biblioteca o centrale o la Mars. La biblioteca dei ragazzi sarà ancora chiusa per un po'. Quindi, magari Erika, gli orari, magari diamo gli orari. Sì, gli orari sono sempre nel pomeriggio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Parliamo per la centrale, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18. Mentre dalle 14 alle 18, mentre il sabato mattina dalle 9 alle 13. La Marx, la biblioteca Marx, invece sarà aperta il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 18. Anche loro sempre su appuntamento, quindi non lanciatevi tutti in biblioteca, perché ripetiamo, non entrate, si entra solo e soltanto su appuntamento. Comunque ve lo ricordo ancora, tutte le modalità le potete trovare sul sito del comune, tra poco sulla biblioteca centrale, e tranquilli perché comunque vi arriverà una bella email di ricordo a tutti. Quindi, bravissimi, ragazzi, perfetto. Si riapre. Perfetto, perfetto. Stiamo ripartendo. Piano piano stiamo ripartendo. Noi veramente consigliamo a tutti di seguire alla lettera le regole, proprio perché è a tutela di ognuno di noi, non solo di chi lavora, ma anche di chi utilizza la biblioteca come strumento, come servizio, come momento. Ovviamente ricordarsi che queste sono le regole per accedere alla biblioteca, ma ce ne sono altre. Quello dell'utilizzo obbligatorio della mascherina, di utilizzare il gel prima di entrare per le mani, e basta, rispettare le distanze, mi raccomando. Perciò io facciamo una simulazione, Erika. Allora io chiamo al numero della biblioteca, se volessi prenotare un libro, chiamo, dico buongiorno, dico... O chiami o scrivi. O chiamo o scrivo, però io chiamo, sto chiamando, sono un utente, faccio il numero 02 24 96 88 00 e mi risponde qualcuno, uno di voi, e io dico scusa, ma è possibile, avete il libro di adesso di chi, un bel libro, i viaggi di Giovannino per Digiorno di Rodari, per esempio. Allora mi rispondi, ce l'avete, e come mi devo comportare? Mi dici tu, allora, a che ora venire a ritirarlo, devo prendere, esatto. Oppure parto da casa e vengo a prendere il libro? No, non parti da casa e vieni direttamente da noi, siamo noi che ti diamo un orario, quindi un appuntamento per venire a ritirare quel libro. Tu ti presenterai in quella data, con quell'ora, in quell'ora, per venire a ritirare. Ok, allora è perfetto, mi sembra un'organizzazione meravigliosa. E facciamo finta che Francesco telefona, gli dite vieni mercoledì pomeriggio, poi arriva Francesco ed entriamo io e lui assieme, mano nella mano, in biblioteca. Tu cosa fai? Niente, vi mando fuori tutti e due. Bravissimo. Perché si può entrare uno alla volta. Ok, perciò siamo stati chiari, ma soprattutto se riusciamo ad essere così bravi di rispettare queste regole, riusciamo noi bibliotecari a dare un buon servizio, e voi ad usufruire di questo servizio che ci stiamo rendendo conto vi sta veramente mancando tanto, anche se le alternative sono state tantissime. Però come anche a me capita, il libro cartaceo non vedo l'ora di riassaporarlo. E come dice Francesco, siamo tutti contenti di questo riavvicinamento alla normalità, piano piano, sia i nostri utenti che noi bibliotecari, però c'è bisogno della collaborazione di tutti. Ci sono poche regole da rispettare, però dobbiamo rispettarle per tornare il prima possibile poi a una vera normalità. Quindi ancora un po' di pazienza, magari
non riuscirete a venire subito in biblioteca lunedì, ma l'appuntamento vi verrà dato qualche giorno dopo, però stiamo tutti tranquilli, collaborazione e anche vedete, perché... insomma, che tutto pian piano... Anche perché non c'è fretta neanche di riconsegnare i libri, perché tutti i libri sono stati prorogati ancora, cioè nessuno ha, a meno che non ci siano libri scaduti prima di questo momento, ma nessuno ha libri scaduti, perciò anche la riconsegna può avvenire tranquillamente. Perciò noi vi consigliamo veramente di prendere alla lettera i consigli, perché no, questi sono consigli per la tutela di tutti, sia nostri bibliotecari che per i nostri utenti. Erika, non so se l'hai detto, magari mi è sfuggito. L'apertura è valida solo per la riconsegna e il prestito dei libri, quindi sala studio, computer, giornali, è tutto chiuso, non si può accedere alla biblioteca se non al banco restituzioni. Esatto. Tutto il resto sarà chiuso al pubblico, questo lo diciamo perché sennò magari qualcuno può pensare di venire a studiare o a leggere i giornali, no. Ancora questo non è possibile. Esatto, ancora non è possibile. Se volete dei libri, riviste, film, CD musicali, dovete fare la prenotazione dal catalogo oppure telefonando in biblioteca o meglio ancora tramite un'email. Ok, io credo che ha detto tutto Erika, no? Bravo, poi di Erika ci fidiamo, quindi ha detto sicuramente tutto. Però oggi accade anche un'altra cosa alle ore 17. Erika, cosa c'è? Cosa andiamo un po' anche e continuiamo a raccontare Facebook della nostra biblioteca, i post assolutamente della ripartenza, ma anche assolutamente, Francesco, come dicevi tu, come promesso, tutti i venerdì alle 17 esce la puntata della nostra web fiction Un mare di fari. Quindi, puntuali alle 17, seconda ci puntata. Sarà la seconda puntata. Ok, dai. Bellissimo. Io ho già visto come sempre, perché sapete, sono privilegiata. Meraviglioso. Allora, che facciamo, Elios? Mandiamo Erika, non andar via, perché oggi vorremmo commentarla con te, non solo la canzone, ma anche tutto ciò che ci siamo preparati dopo. Allora, Erika. Vai. Che brava Erika che ha scelto Ligabue, brava. Ligabue, da Cocciante a Ligabue. Certo, Ligabue. Uno dei miei cantanti della gioventù preferita. Vabbè, però questo è un brano del 2016 Made in Italy, questo è anche abbastanza recente. Bello, è fantastico. Erika, oggi scelta pazzesca. G come giungla. Allora, Elios, aggiornaci. Allora, aggiornaci. Allora, adesso cominciamo il nostro giro per il mondo. Però oltre al Portogallo, all'Inghilterra, dove ci collegheremo dopo, abbiamo pensato di consigliare anche noi alcuni posti accessibili a tutti i nostri ascoltatori che abbiamo visitato o con i nostri figli o da soli e che ci va di consigliare. Allora, abbiamo pensato anche di tenere qua la nostra Erika che ci aiuterà a fare questo viaggio, questo momento virtuale e anche noi dare due indicazioni a chi viene da fuori con bambini, ma anche no, dire senti, posso iniziare io, Elios? Vai, niente, nel senso che secondo me una volta nella vita bisogna andare a Malcesine, sul lago di Garda, dove sono queste meravigliose passeggiate lungo il lago, ma caratterizzate da questo meraviglioso paesino con un castello che si affaccia a dirupo,
proprio con uno scorcio pazzesco sul lago, e poi una meravigliosa ci porta su in montagna, una sciovia, no, non è sciovia perché non si scia, una seggiovia, ci porta sul Monte Baldo, il Monte Baldo che garantisce veramente aria meravigliosa, ma soprattutto scorci panoramici fantastici, sia sul lago di Garda che da lì tutte le Dolomiti del Trentino Alto Adige. E secondo me è una delle cose da fare almeno una volta nella vita. Poi anche abbastanza vicino, quindi è fattibile anche si fa questa meravigliosa stradina che è la statale che porta del lago di Garda, da Peschiera vai su, passi da Gardaland, che è un altro posto assolutamente da fare con bambini e non, anche i grandi, ho visto molte compagnie che andavano a divertirsi al Gardaland, e poi salendo passando da Bardolino, passando da Garda, passando da insomma da tutti questi paesi, si arriva, prima di arrivare a Riva del Garda, Malcesine è un posto che consiglio assolutamente. Bello, Fra, mi hai convinto, però c'è un qualcosa che non mi torna dal tuo racconto. Tu che parli di un posto, racconti di assolutamente andare così e non accenni minimamente a qualche cosa da mangiare. No, cioè, io non ci credo che e allora scusate. Ci sarà un rifugio, qualcosa dove una c'è roba un pezzo di polenta, spettacolare è questo Speckstube. Lo Speckstube è una griglieria all'aperto che è fantastica, che è meravigliosa. E noi naturalmente prenotiamo, quando andiamo su facciamo sicuramente o un pranzo, il pranzo, perché poi devi digerirla tutta quella roba lì, e devo dire che anche a livello culinario offre delle cose fantastiche. Vabbè, io che sono un grigliattaro, come mi chiamate voi, io lo preferisco lo Speckstube, però poi è anche pieno di gelaterie, di pizzerie di un certo livello e ristoranti di pesce di lago che non sono assolutamente male. Ecco, adesso ci credo che sei andato, prima un po' meno. No, vado almeno 3 volte all'anno per rinsavire. Andavo, adesso quest'anno non so. Eh beh, dai, però magari ci andiamo assieme, perché magari, no? Magari. Erika, vieni? Certo. Oh, che domande. Bravo. Allora, adesso vi proviamo a consigliare io e Erika assieme un posto da visitare. Allora, prima che chiudessero tutto, era fine febbraio, abbiamo organizzato questi 2 giorni, dove ahimè dovevi venire anche tu, però poi ti è saltato. Questo 2 giorni è in Val Roseg. La Val Roseg è già a Svizzera, però si parte da Pontresina, che è uno dei primi posti dopo il confine con l'Italia, quindi è raggiungibile in 2 ore e mezza, 3 ore di macchina. Da lì comincia una camminata, quanto ci abbiamo messo, Erika? 3 ore? 3-4 ore. Però è una camminata semplice, ce l'ho fatta io, quindi fidati che Francesco che è semplice. Però vedo Erika titubante, la vedo molto titubante. Ma tu, scusa, no, anche no. Tu non potevi organizzare un calesse, Elios? Poi ci arrivo al calesse. È abbastanza, diciamo che è abbastanza fattibile, però Erika l'ha fatta senza particolari problemi. Io gli ultimi 3 chilometri vedevo marmotte con le ali, cervi volanti, non ce la facevo veramente più. Però io non faccio testo, lo ammetto. Marmotte che scartavano la cioccolata. Vero. Mentre c'ho qua di fianco mia figlia, lei che è allenata, l'ha fatta. Com'era, Anita? Normale? Era normale, lei dice che era normale. Nel caso che non sappiate camminare, cioè non sappiate andare in montagna, state tranquilli, ci sono le carrozze sui cavalli. E infatti, allora c'era veramente.
Sì, al ritorno c'è la possibilità di, beh, anche all'andata, uno può scegliere anche di farla semplicemente in carrozza trainata da cavalli. C'è, da Pontresina fino al rifugio c'è questa carrozza trainata dai cavalli, bellissimo, perché poi è un posto in mezzo ai boschi. A noi al ritorno, per esempio, ci è capitato di avere un camoscio a 50 metri, la notte abbiamo visto i cervi. Poi Erika, magari racconta da te la passeggiata che abbiamo fatto di notte. Sì, abbiamo fatto una bellissima passeggiata di notte, completamente al buio, avevamo solo le nostre torcette, che a un certo punto abbiamo spento, abbiamo alzato lo sguardo verso il cielo ed è stata la cosa più bella che io abbia mai visto, perché c'era... è impossibile contarle tutte quelle stelle, era veramente meraviglioso. Al buio c'era solo la luce delle stelle, della luna, era una roba, ragazzi, bellissima, veramente, assolutamente da fare. Poi vabbè, noi l'abbiamo fatta comunque d'inverno, quindi c'era un sacco di neve, bellissimo, c'è anche il ghiacciaio da guardare, sempre facendo questa, oltrepassando il nostro rifugio, tipo una mezz'oretta di camminata ancora, si arriva a vedere questo ghiacciaio, bellissimo, veramente un posto meraviglioso. Io devo dire la verità, non sono una grandissima amante della montagna, io sono più una lucertola, diciamo, che preferisco la spiaggia e piazzata lì sotto al sole per ore, e sto benissimo, però devo dire che quelle due giornate sono state molto, molto belle, molto interessanti. Dobbiamo dire una cosa, Elio, però la camminata di 3-4 ore che noi abbiamo fatto andando verso il rifugio è durata, sì, così tanto anche perché ci sono dei posti molto carini da fermarsi e guardare, come ad esempio c'è un posticino con la casetta di legno con il cibo per gli uccellini. Tu metti questo cibo sulla mano e arrivano un sacco di uccellini a mangiare alla mano. Quindi diciamo che una buona mezz'oretta, anche un po' di più, la si perde tranquillamente lì. Poi dipende anche dall'orario, ci siamo anche fermati a mangiare sotto al pino, tutti insieme, fare salame. Mi ha quasi convinto, non mi convince, diciamo, nel senso che il cibo, non... Mi sembra una roba, non lo so, bella la passeggiata, ma poi come è finita la sera? Avete portato i panini? Sì, no, i panini in mezzo al bosco a mezzogiorno, poi ci siamo fermati nel rifugio la notte e la sera polenta, pistoccheri, cervo, chi più ne ha più ne metta. Ragazzi, abbiamo mangiato delle tagliatelle al ragù di cervo. Scusate, ma era meraviglioso, fantastico. Adesso ci credi, Fra? Adesso sì, adesso mi sa che lo farò in estate, se è possibile farlo. Sì. Però mi spieghi come hai fatto ad arrivarci, come l'hai organizzata, ti sei rivolto a qualche agenzia, come ti è venuta in mente questa cosa, Elios? No, è semplicissimo, cioè, se si iscrive in internet tranquillamente Rifugio Val Roseg, esce subito il link per chiamare il rifugio, prenoti per la nottata, poi se sei un bel gruppo ci sono delle camerate da 20 posti con letti a castello, si dorme tutti assieme, una volta che hai prenotato la camera basta, il gioco è fatto, prendi la tua macchina, lasci la macchina alla stazione di Pontresina e ci sono tutte le indicazioni per il sentiero, per la camminata, è veramente una cosa semplice e non impegnativa da organizzare. Due piccole cose che hanno come i consigli che di solito lasciamo per la lettura, oggi consigliamo di andare a visitare questi posti. Naturalmente volevo dire che a Malcesine c'è una bellissima biblioteca in uno dei palazzi storici della città, perciò se vi capita a sabato è anche aperta, perciò ragazzi vi abbiamo dato una serie di indicazioni. Erika, ciao e grazie.
Grazie a voi, ci sentiamo martedì. Ok, torniamo un po', un po' alla musica di noi degli anni 90. Diamond of the Inside, Ben Harper, Ben Harper, che canzone del 2003, del 2003, meravigliosa. E vabbè, che dobbiamo fare? Biblio Boom è anche questo, ricerca di come dire, di musica anche carina. Ma non solo questo è Biblio Boom, perché inizia la nostra galoppata, la nostra cavalcata in giro per l'Europa. Approdiamo con un Calesse, il Calesse di Helios. Approdiamo a, in Portogallo, a Lisbona. Mi piacerebbe sapere. Mi piacerebbe Lisboa. Buon dia. Lisboa. Buongiorno a tutti, buon dia. Il suono della lingua. Ciao Barbara. Ciao Francesco. Buongiorno. Buongiorno. Allora, non so se abbiamo se siamo stati efficaci quanto lo sei stata e lo sarai sicuramente tu, ma siamo riusciti a convincerti rispetto a qualche posto da visitare anche dalle nostre zone, Barbara? Beh, ma sì, ma oltretutto sai più che altro cosa mi è fatto venire in mente? A parte che il Lago di Garda, tutti questi bei rifugi, è quello che io sempre mi ricordo, da piccola ci andavo tantissimo, quando, da piccola e anche da grande. Sono venuta via dall'Italia, avevo 22 anni, 23, quindi. Ecco, quello che manca molto qui sono questi bei rifugi, queste belle camminate in montagna, che piacciono tanto a Elio, camminare. Insomma, comunque vabbè, quello che più che altro mi ha fatto venire in mente, sarebbe bello magari, se riesco a convincerla, ho qua una collega perché lei è interprete turistica, che porta spessissimo portoghesi in Italia e conosce l'Italia meglio di me, sa consigliare posti, curiosità. Sarebbe bello magari invitarla, ma cerco di convincerla perché non so se si accetterà. Ma sarebbe bello invitarla e farli vedere, cioè e far sì che lei possa spiegare come gli altri vedono l'Italia, la bellezza dell'Italia da un altro punto di vista. Molte volte noi non ci rendiamo conto, esatto, il paese, della bellezza del paese in cui viviamo. Oggi Barbara invece ci porti un po' fuori dalla città di Lisbona. Cioè, nel senso che vabbè, esatto, poi torneremo. Però ieri mi hai raccontato questa cosa meravigliosa che è assolutamente da raccontare in radio per i nostri amici. Ma sì, perché adesso fino a queste puntate abbiamo sempre parlato un po' delle città, detto di Lisbona, quello che si può fare, abbiamo visto la Lisbona antica, abbiamo visto le zone più moderne, abbiamo visto il Lungo Tago, insomma abbiamo parlato un po' di come muoversi a Lisbona. Però veramente per chi viene a Lisbona vale veramente la pena anche passare una giornata, ma non è necessario, ma sì, una giornata ci vuole, e andare a Sintra, perché si entra in una fiaba. Ossia andiamo in una cittadina, quindi più piccola di una città ma più grande di un villaggio, diciamo, e in questa cittadina che è prima di tutto chi c'era andato in questa cittadina, abbiamo il nostro ultimo re Umberto II, andato in esilio là, e poi ci sono stati anche altri discendenti suoi, e poi cosa era successo? Cioè praticamente noi da una Lisbona così come l'abbiamo vista fino adesso andiamo probabilmente in una fiaba di colori, di palazzi che ci riportano palazzi, tenute, boschi, ed è a sole, pensate, 30 minuti di treno, neanche, arriva in un attimo. È bellissimo, perché poi ieri quando mi hai parlato di Sintra io immediatamente sono andato a fare, ma non una ricerca, sono andato a vedere solo delle foto postate. Ma ragazzi, sì. Basta aprire Helios, vedere le foto. Non te lo voglio dire, Helios, castelli colorati, sembra veramente una fiaba disneyana o una fiaba raccontata. È meraviglioso dalle immagini. Infatti sto andando a guardarmele in diretta. Appena apri, metti Sintra immagini, viene subito tutte di più, perché cos'è che troviamo lì? Cos'è il bello? Che tu proprio ti immergi. Dunque andiamo già indietro dal VII secolo a questa parte, e ti immergi praticamente in stili, lo stile arabo, gotico, manuelino, rinascimentale, barocco, li trovi tutti,
tra questi palazzi coloratissimi, come ha detto bene Francesco, e oltretutto circondati nella Sierra di Sintra, quindi una zona collinare dove troviamo quindi anche questo microclima che ci permette di che praticamente è visitabile tutto l'anno questo posto, non c'è un periodo migliore. Ecco, si consiglia sempre di portarsi dietro, come dicono sempre, una giacchetta, un giubbino, perché a differenza di Lisbona, dove abbiamo ad esempio in estate che c'è molto caldo, pur andando lì nello stesso periodo a distanza di pochi chilometri la sera viene freddo, cioè è proprio un clima tutto suo. E la bellezza di Sintra è proprio questa possibilità di queste viste meravigliose che ti permette quindi di vedere queste colline infinite, ti permette di vedere l'oceano da queste terrazze magnifiche con tutte con una pietre particolari, ti permette di entrare in questi parchi dove hai flora e fauna che dove ti immergi praticamente, che è una meraviglia, così come anche di far fine. A me piacciono molto ad esempio tutto quello che era tutti anche guardo molto anche i film che riportano a quelli che erano le aristocrazie, come si viveva. Ecco, tu entri in questi bellissimi palazzi, in queste sale dove vedi tutte queste ceramiche anche che si utilizzavano, dove vedi tutti i vari spazi dove accoglievano gli ospiti, piuttosto che spazi dove invece c'era la loro vita quotidiana. Vedi queste bellissime cucine con questi camini enormi di questi forni, quindi guardi, ma una cosa che è indescrivibile. E Barbara, scusami, sì. sto guardando in diretta Sintra, sì. Lisbona. Cosa stai guardando? Dimmi. Ho messo semplicemente immagini, cioè, sembra un qualche cosa veramente di Euro Disney, tutti questi colori, queste... Sembra infinito. Io invito tutti i nostri a vedere Sintra, Portogallo, e vedete un po' che cosa esce. È incredibile. Esatto. È incredibile. Quindi, sì, come hai detto, sembra finto, invece, nel senso, non è, cioè, proprio l'architettura di Sintra è questa. E quindi abbiamo tutte queste. Queste viete dove si può, quindi si cammina bene, ma si cammina. Sono le vieste che ti portano, ci arrivi accompagnando il cammino, ti portano a vedere, arrivi in questi spazi. Ad esempio abbiamo come castello Dos Mouros, quindi di origine araba, e anche il palazzo che si chiama Palazzo Nacional da Pena, che sono collegati tra di loro attraverso un bellissimo cammino verde, ti porta da una parte all'altra. Guardate, vale la pena. Se avete voglia di bere, si potete bere in queste fontane meravigliose dell'acqua di Dranascente. Quindi guardi, ragazzi, non si può non andare a Sintra se venite a Lisbona. Anzi, quando verrete ci andremo. Perché oltretutto, perché andiamo a Sintra? Secondo voi, perché si va anche a Sintra? Beh, perché c'ha degli scorci, ha degli scorci meravigliosi. Ma la domanda stava arrivando, Barbara, non è che mi lasci senza cibo. No, non ti lasci senza cibo, perché Sintra ti porterei subito al Pirichita. Pirichita è una bar, che poi bar ma anche ristorantino, perché poi quei piatti si fanno sempre, anche quei piatti veloci, dove abbiamo i famosi travesseros di Sintra, che sono praticamente quindi è una pasta sfoglia dove dentro hai uova e mandorle. Come vi ho detto, dolci conventuali a Lisbona di tutto e di più, quindi tutto a base di uovo, cannella, c'è da impazzire. Basta, non va bene chiamarti Barbara alle 11:15 a te. Ti chiamo alle 6 di mattina la prossima volta. Mamma mia, come ci si sveglia. Allora, però Barbara, no, una cosa che mi ha lasciato, te lo voglio chiedere prima di tornare al cibo, che quello mi interessa, quella mi interessa. Però questa strana torre al contrario, tu sei riuscita a vederla? Sì, allora, questa strana torre al contrario, stai parlando del posto, giusto? Sì. Del possesso che c'è. Sì, il pozzo iniziatico si chiama, pozzo iniziatico, sono 30 metri di profondità, sì, sono andata, dove praticamente si ispira, pensa, ai gironi della Divina Commedia. E Dante, è arrivato anche lì. Ed è fantastico, anche se cioè, bisogna essere psicologicamente preparati, perché comunque tu vai giù, quindi è tutta una camminata che si fa molte volte, poi come anche quando si va... Ho collegato la Torre di Pisa, quante persone stanno male mentre vanno. Cioè, sì, nel senso, sì, bisogna proprio essere anche
star sì, bene, sì. Ma comunque poi per prendere le forze, forse ecco, conviene prima una bella traversiera di Sintra alla Casa Ferichita e poi via che si va in questa passeggiata, ma ancora una volta tutto immerso sempre nella natura. E questo che, cioè non c'è un adesso andiamo al parco, adesso andiamo al palazzo, no, è tutto sempre solo insieme, e questo è il bello di questo paese, okay, di questa cittadina. È meraviglioso. Barbara, scusa, allora io arrivo ad un certo punto, facciamo un giro e poi dobbiamo sgranocchiare qualcosa. Cosa ci consigli di mangiare a Sintra? Allora, in concreto come li, ad esempio, se voglia di pasta, una cosa anche particolare, non solo a Sintra, ma anche in generale in Portogallo, sono questi piatti che ti fanno, che poi sia come, questo non spesso, ma però poi ti tolgono anche l'appetito. Ad esempio stavo pensando al Pataniscas de Bacalhau. Pataniscas de Bacalhau sono praticamente delle, è un piatto che viene servito con del risotto e fagioli, purtroppo fagioli anche qui, oltre le uova anche i fagioli sono molto famosi, quindi a seconda, e praticamente è baccalà, pezzemolo, cipolla, tutto fritto, sono delle pastelle, che quindi tu ti fai il tuo piattino ed è buonissimo, e dopo ci metti questo bel, anche questi dolcetti conventuali, o allora addirittura ci sarebbero anche le quesadine di Sintra, che è fatto col formaggio fresco, questo, quindi a volte uno dice oddio un dolcetto col formaggio lontano da me, invece no, wow, è buonissimo, perché oltretutto anche in Sardegna da noi lo fanno, ma è buonissimo, esatto, cioè, la Sardegna per i formaggi, figurati che io venivo quando ai tempi, le prime volte in Italia venivo qua, portavo i formaggi dalla Sardegna, un'amica in Sardegna che adesso vive a Lione, sarda ma che vive a Lione, che l'ultima volta che è venuta qua infatti mi ha portato quelle magnifiche, quei profumi. Poi Barbara, abbiamo un minuto, Barbara, abbiamo un minuto, mannaggia. Allora, un minuto solo. Allora, in questo caso, bevici dietro che cosa? Una bella gingigna e un liquore alla marena, così ti tiri su anche le 6 del mattino, Elio, va bene, quello, volendo, per iniziare la giornata. Poi sarà il tuo racconto, ma c'è Francesco che da quando è iniziato a parlare, i nostri ascoltatori non lo vedono, ma sta continuando a mangiare nocciolini, pistacchi. Ad esempio tutti questi nocciolini, pistacchi, tutto questo è, qua ce n'è tantissimo, è l'aperitivo portoghese, ma questo poi ne parliamo la prossima volta. La prossima volta sì, perché lo anticipiamo, la prossima volta sono gli aperitivi, in giro. Oh madonna, va bene, ok. Barbara, ce l'hai un libro da consigliarti? Ce l'ho, e allora andiamo sul mistero della strada di Sintra di Essa de Queiroz, perché è il primo poliziesco che sta qui portoghese, quindi sicuramente c'è, Essa de Queiroz e Ramalho Ortigão insieme. Comunque vi lascio dicendo un'altra cosa, qui non lo sapete, ma qui siamo in un, voi siete in un mare di fari, ma noi siamo in un mare di guai con quello che è successo con i fari da quando hanno ascoltato la prima fiction che è uscita. Perché? È una fila ma perché? Ma sono tutti lì che danno autografi a destra e a sinistra, quando sono le 5, su quale 4 si mettono tutti a cominciare a lampeggiare uno all'altro, stanno seguendo dicendo finalmente ha scritto di noi, finalmente io lo avevo detto, siamo contenti. Detto, ragazzi, ma è un casino, vabbè, quindi attendiamo. Però oggi ci siete. Aspetta, ma ce n'è uno che qua verso nord è il Davo, che dice di essere il più grande del mondo, 66 metri, quindi chiedetelo ai fari vostri se è vero. Dice la verità, del 19° secolo. No, però ascolta, quella dei fari la voglio riprendere la prossima volta, perché è affascinante. C'è un posticino qua vicino che andiamo spesso, proprio qui vicino a me, al Deo do Mestre, dove vicino c'è un faro lì. C'è un ristorante dove si mangia, io non te lo dico neanche. La prossima volta. Ciao Barbara, baci, ciao, grazie. Ciao. Saluta il Portogallo. Ciao. Senza dubbio. Ciao. Ciao. Fame che ci sta venendo a tutti quanti, sarà l'orario, saranno i racconti da Lisbona, ma saliamo su un po' in Europa e dal meraviglioso oceano arriviamo nella parte che guarda la Manica in Inghilterra, cioè Londra. Buongiorno Anto. Good morning Antonella, ciao, come stai? Sto bene, voi? So che c'è stato un temporalone ieri da voi. Ah sì. Abbiamo necessità di avere un po' d'acqua, perché le risorse idriche qua erano un po' giù di, però con questi temporali sempre più violenti, diciamo che c'è il rischio anche di causare un po' di danni.
però... stanotte addirittura grandinato. Sì. Sì, fra, però ci siamo dimenticati di dire una cosa importantissima, che oggi è davvero una giornata uggiosa. Uggiosa, vabbè, però oramai, Elios, se non lo diciamo che c'è il sole, oramai la norma è che sia una giornata uggiosa. Lo diciamo, Anto, perché sta diventando un po' Londra, Sesto San Giovanni. Invece qui c'è un sole bellissimo. Infatti non ci sono più le mezze stagioni, il sole oramai ha deciso di baciare i londinesi e qua le nuvole ci regalano uggiosità. Vabbè. Dove ci porti oggi, Antonella? Oggi ho deciso di portarvi nell'est di Londra, quindi in East London, in una zona che si chiama Brick Lane, che è una zona molto particolare perché è proprio la zona, diciamo, del cuore dei londinesi. E in passato era una zona che era popolata tantissimo da ebrei anche. Infatti ci sono molti ristoranti, soprattutto c'è un negozio di bagel, non so se conoscete, parlo subito di cibo, no? Sì, portiamoci avanti perché qua veramente così almeno no, non ho capito, c'è un negozio di bagel, non so se sapete cosa sono i bagel, sono dei panini ebrei, praticamente sembrano delle ciambelle che hanno il buco in mezzo, però sono dei panini normali che loro riempiono con cibo diverso, con il proprio un tipico bagel Jewish, quindi ebreo, mettono dentro del salt beef, che sarebbe tipo una carne di manzo salata, che poi riempiono, farciscono con altre cose. Però ci sono, puoi farla col salmone, cioè ci sono tanti ripieni che si mettono in questo panino. Ma che preparano lì in questo localetto qua? Vai lì, prendi la base, che è questo pane ebreo, esatto, che tu, da come ce lo stai raccontando, è buonissimo, e poi decidi se smarmellare pesce come vuoi. Okay. Okay. Esatto. Quindi andiamo lì, diciamo, ci manda Antonella. No, oppure ci facciamo accompagnare, perché io e te non andremo da nessuna parte, anche perché il nostro inglese non è inglese. Ma non ti dico cosa avevo capito, che era un negozio di bacon. Vedi no, bagel. È aperto anche 24 ore al giorno, quindi è meta anche di tutti i ragazzi, i giovani che magari fanno serata e dopo hanno fame, quindi si fermano in questo posto. Pensa che fanno 7.000 panini a sera in questo posto. Mamma qui. Mia, cioè, c'è una fila pazzesca fuori che non ti dico. Okay, allora stavo guardando le foto di Brick Lane, che poi un po'. Sì, ho segnato. Sì. Parlando di Brick Lane, avrei notato tantissimi murales. Sì, è famosissima per i suoi graffiti. Infatti, ci sono tantissimi graffiti di Banksy. Infatti, ve lo consiglio per andare a vedere, perché praticamente è un mare di graffiti. Tu entri e ci sono muri tappezzati, ma cioè cose proprio arte, proprio se sei un amante dei graffiti, sì, cioè ti trovi proprio nel tuo habitat. E poi questo mercato famosissimo, io infatti ci portavo i miei bambini quando erano piccoli, che praticamente è un mercato fantastico, perché è proprio respiri l'East London, quella zona lì, come lo chiamano i londinesi, e trovi di tutto, da cibo, vestiti, ma anche la cosa più bella sono le cose usate, ci sono mercatini, bancarelle di cose usate, e trovi praticamente di tutto, ma cose pazzesche, cioè ti puoi fermare in una bancarella e restare a guardare per ore le cose che puoi trovare, perché sono pezzi di storia, diciamo, cose un po'. Antonella, ti interrompo un attimo, io arrivo nella station, cioè Central Station lì, qual è la stazione centrale? La stazione è Whitechapel, okay. Che praticamente della anche Tube. La zona del Tube, e anche la zona di Jack lo Squartatore, che magari l'avrete sentito nominare, assolutamente. Quindi anche una zona abbastanza nominata per i turisti. So che voi avete anche un libro su Jack lo Squartatore nella vostra biblioteca online, sì. Ebook, un libro ebook sulla storia di Jack lo Squartatore.
che è sempre affascinante. Infatti non si è mai saputo chi fosse questa persona, tanti dicono che fosse collegato con la regina, fosse, però non si sa. Ma in che anni siamo, il periodo di Geppi lo Squartatore? Siamo nell'era vittoriana, quindi nell'Ottocento, nel 1800, e infatti questa zona qui si ricorda tantissimo anche nel 1800, perché come dicevo il mercato di Brick Lane, praticamente le strade sono ancora strade di cipottoli, sai, cammini proprio sì. Sì, ho letto che addirittura vengono organizzati dei tour per i turisti, dove possono visitare i posti di questo famoso assassino. Esatto, se vi piace questo stile un po' macabro, che diciamo che qui a Londra va tantissimo, perché infatti posti famosi di fantasmi, di cose così, ce ne sono tantissimi. Qui a Londra adorano questo tipo di cosa, infatti, quindi tematica. Jack lo Squartatore infatti è una cosa molto molto londinese, e fanno questi tour infatti che ti portano in giro e vedi proprio tutti questi posti in queste viuzze un po' stile gotico. Mi collego a quello che stai raccontando tu, Antonella, per dire che nella biblioteca di Sesto San Giovanni abbiamo già detto tante volte che abbiamo anche quasi 100 giochi che si possono prenotare e portare a casa. Ce n'è uno, proprio un gioco in scatola, che è ambientato, che si chiama Whitehall Mystery, ed è la tematica è proprio quella di Jack lo Squartatore. Tu sei, a seconda del ruolo che vuoi interpretare, o sei l'assassino, o sei il detective che devono catturare Jack, ed è ambientato proprio nelle strade che hai descritto tu. Quindi se qualcuno avesse voglia di farsi una serata un po' diversa e provare questo gioco, da lunedì, da quando riapriranno le biblioteche, può provare a prenotarlo. È interessante, bello. E niente, poi vabbè, Brick Lane comunque adesso invece è una zona molto di moda, perché infatti ci sono tantissimi locali, anche birrerie eccetera, però è anche famosa per i ristoranti indiani, perché dopo che è stata popolata dagli ebrei, è stata anche popolata dalla comunità indiana e del Bangladesh. Quindi i ristoranti più famosi che fanno del curry sono proprio qui in Brick Lane. Se volete mangiare, se vi piace la cucina indiana o del Bangladesh, li trovate qua, diciamo, insomma, proprio originali. Anto, nel nostro viaggio dobbiamo inserire anche la visita al quartiere, perciò devi prenderti anche tu qualche giornata di riposo per accompagnare noi, naturalmente, che verremo per lavoro, giusto Elios? Perché andremo a... Certo, è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo, si diceva una volta. Sì, come fai a consigliare altrimenti, Anto? Inviati speciali. E Antonella, che libro ci consigli oggi? Ok, io vi consiglio un altro libro per bambini, visto che magari i bambini sono ancora a casa da scuola e vogliono qualcosa da leggere, visto che appunto riaprite lunedì, magari possono anche venire a prendere questo libro se hanno voglia di leggerlo. E questo qui è un libro per bambini un po' più grandi rispetto al libro che vi ho consigliato la scorsa settimana, bambini sui 10 anni, magari tua figlia è interessata, dai 10-12 anni, si chiama Il Regno di Kensuke. È praticamente la storia di sto ragazzino che si trova a fare il suo viaggio con la famiglia su una barca a vela, e lui, i genitori e il suo cane Stella qua, e praticamente una notte il suo cane scivola nel mare, lui gli va dietro e naufraga, si perde praticamente, si risveglia il giorno dopo in questa isola deserta dove praticamente non vive nessuno ma solo scimpanzé, orangotango eccetera, e però poi si rende conto che c'è qualcuno che gli prepara da mangiare, alla fine scopre che c'è un'altra persona che vive sull'isola e fa amicizia con questa persona che è un signore giapponese, quindi si crea questa amicizia tra di loro,
ma è molto molto bello. Non vi dico come va a finire, quindi brava, leggetemelo perché è molto molto bello. L'autore è Michael Morfurgo, che fa bellissimi libri per ragazzi con la natura, hanno a che fare con animali, con natura, quindi le descrizioni sono molto molto belle. Quindi questo è il della settimana. Sono andato a guardarmi un po' questo libro prima della trasmissione, merita davvero. E poi tra l'altro volevo anche aggiungere che questo libro che ci ha consigliato Antonella è anche presente nella MLOL, nella biblioteca digitale, quindi se uno volesse prenderlo anche in formato digitale lo può fare. Ridici il titolo, Antonella? È Il regno di Kensuke. Perfetto. Kensuke è il nome dell'uomo giapponese, un nome giapponese, quindi no, è bellissimo, ve lo consiglio proprio. Allora, Anto, grazie mille sempre per la tua disponibilità e per questo momento che ci regali da Londra. Grazie per i tuoi consigli, tutti, dai luoghi all'aspetto culinario, ma anche a quello letterario. Perciò da Londra la nostra inviata Antonella, si può dire, è una roba carina. Quindi da Londra è tutto, mi preparo per gli aperitivi allora. Ok, assolutamente Anto, brava brava, aperitivi i venerdì prossimo. Londra è perfetta, fantastico. Ciao Anto, buon weekend Anto. Ciao, grazie anche a voi. Ciao a tutti. Eccoci rientrati, siamo arrivati alla fine di questa 16ª puntata in giro per il mondo. Abbiamo visitato Svizzera, Lago di Garda, Portogallo, Inghilterra, chi più ne ha più ne metta. Sintra, Londra, Malcesine e com'era il tuo il Pontresina? Val Roseg da Pontresina, bravi. Ok, allora niente Elios, chiudiamo qua la nostra 16ª puntata. Bello, oggi sono contento perché mi è piaciuto tutto, ho portato a casa consigli interessanti.